Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Rock Rider 900 e la migliore bicicletta sport trail della gamma Rock Rider. Dopo la Rock Rider 500 che abbiamo provato l'altra volta, adesso siamo andati a provare la Rock Rider ST900 e rispetto al modello minore qui iniziamo a vedere qualche particolare tecnico in più. La cura dei particolari è più alta e soprattutto i componenti che sono stati montati sono migliori rispetto alla sorella minore. La possiamo trovare in due colorazioni, la colorazione da uomo che è questa che tende ad essere su un grigio scuro e la colorazione da donna con dei particolari apposta proprio per le donne. Che la caratterizza moltissimo è il motore che ha a disposizione, ovvero il Brose T con una coppia di 70 Nm. Il motore in questo caso lo troviamo centralmente e questa cosa lo avvantaggia moltissimo perché rispetto al motore posteriore ha una spinta che è diversa e allo stesso tempo anche più intelligente perché segue di più la pedalata che noi facciamo. Questo ci può anche avvantaggiare poi per il consumo della batteria, perché un motore di questo genere che ci aiuta quando lo richiediamo noi con la pedalata ci può portare a risparmiare più batteria rispetto al motore posteriore che, come abbiamo visto la volta scorsa, tende a dar tutta la sua potenza subito. Troviamo di serie una forcella RockShox Yudi da 120 mm ad aria. Questa contribuisce nel comfort totale di questa bici, proprio per i 120 mm che soprattutto nelle parti dove avere un ammortizzatore con una buona escursione può aiutarci, l'ho trovata molto comodo, soprattutto nei piccoli sentierini che ho percorso con questa bicicletta. Il cambio che è stato montato su questa bicicletta è un Shimano Deore a 10 rapporti con una scaletta posteriore 11-42, ovviamente al monocorona anteriore, e troviamo una corona da 34 denti, anche lei SRAM NX. I freni che sono stati scelti sono i Tektro, un modello idraulico da 180 sia all'anteriore che al posteriore. Il telaio ovviamente in alluminio 60-61, la cosa interessante da dire è che il telaio è garantito a vita, questo per farci capire l'affidabilità di questo prodotto. Le ruote che sono state montate sono delle Duroc, la cosa interessante da dire è che hanno un canale da 40 mm e i pneumatici che sono stati montati, gli Antixon Type Ancolos, hanno una larghezza di 2,8, quindi questo ci dà un battistrada veramente molto largo, allo stesso tempo molto confortevole. Su questo tipo di bicicletta ci conviene giocare un po' con la pressione degli pneumatici. Se troviamo il nostro setup giusto ci potrà dare tanto più comfort rispetto ad un setup di gonfiaggio molto sbagliato, perché se rischiamo di pompare troppo le nostre gomme, soprattutto dove c'è qualche buco in più, sentiamo tutta l'avversità del terreno, e avendo un copertone proprio così largo possiamo permetterci di sgonfiarlo un po' di più per oltrepassare tutti questi ostacoli ed essere più comodi nella pedalata, perché l'anima di questa bicicletta è proprio questa, come quella di tutte le sport trail. Quindi non si va a ricercare la performance ma più la comodità. E un consiglio che mi sento di darvi su questo tipo di bicicletta è: trovate il vostro gonfiaggio giusto per questi tipi di pneumatici, poi quando l'avete trovato darà sicuramente i suoi risultati. Questa bici la possiamo trovare con dei perni passanti sia anteriormente che posteriormente. Ha una batteria composta da cellule Samsung da 500 watt-ora. La batteria, come tutti gli altri modelli di Rock Rider elettrici, hanno questa particolarità di poter sganciare la batteria molto facilmente. In dotazione viene data una chiave per aprire o chiudere la batteria, basterà aprire questa levetta per poi estrarla molto facilmente. Potrebbe essere comoda se non possiamo spostare la nostra bicicletta dal garage, ma allo stesso tempo non possiamo caricare la bicicletta nel nostro garage perché ci mancano spine o via dicendo, quindi la togliamo, ce la portiamo in casa e la possiamo caricare molto tranquillamente così. Il motore, che come accennato prima è il Brose T, dà in dotazione un computerino molto intuitivo. All'interno riusciamo a vedere tutti i suoi menu. La cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo computerino è che possiamo vedere i watt che stiamo esprimendo mentre pedaliamo, perché se ci stiamo allenando abbiamo questo
dato in più che se volessimo riportarlo su una bicicletta muscolare, un sensore di potenza ci costerebbe quasi quanto questa bicicletta qua. Quindi veramente molto carino da avere all'interno. E oltre a questi ovviamente abbiamo le funzioni di chilometraggio, quindi chilometri che abbiamo fatto, chilometri che mancano di autonomia, ovviamente l'autonomia della bicicletta, la velocità, l'ora e tutte le modalità d'assistenza. Abbiamo a disposizione 4 modalità di assistenza: la modalità 0 che non ci dà aiuto, la modalità 1 che ci dà un 40% in più di potenza rispetto a quello che stiamo pedalando, la modalità 2 invece ci darà un 80% in più rispetto alla nostra pedalata, la 3 un 160 e la modalità 4 ci aiuta di un 320% in più rispetto alla nostra pedalata. Quindi devo dire veramente un bel aiuto, e proprio questo si è fatto sentire perché l'ho provata in qualche single track in salita e l'assistenza messa in modalità 4 proprio in questi pezzi molto tecnici in salita me la faceva guidare molto bene, ma non essendo molto abituato ai motori elettrici cercava proprio di spararmi su. Quindi la potenza si è sentita tutta. Sono riuscito a provarlo in praticamente tutti i tipi di terreno, dai sentieri quelli più accidentati, dalla strada, dalle piste ciclabili, che è anche un po' il suo DNA secondo me. Devo dire che anche lei è una bici molto confortevole, anche lei potrebbe essere convertita per una bicicletta da trekking, proprio perché si può dotare anche di un portapacchi, perché ha i due forellini nel telaio, quindi se avete in mente un utilizzo di questo genere potrebbe anche lei essere molto consigliata. Allo stesso tempo è una bici molto sportiva, e ovviamente se la volete guardare un attimo meglio nel sito Decathlon, qui sotto trovate il link in descrizione. Mi sono divertito moltissimo nei sentieri in salita, gli stessi sentieri che quando utilizzo una bicicletta muscolare faccio molta fatica a fare. Con questa il feeling è stato proprio diverso, si guida allo stesso tempo molto bene e il suo essere comoda si fa sentire. Difatti ha tutte le caratteristiche per essere una bicicletta da sport trail. Il motore Brose è silenziato, quindi non ci accorgiamo neanche di avere una bicicletta elettrica, nei tratti fuori strada, nelle pendenze quelle più cattive dove facciamo anche fatica ad andare a piedi, questa bicicletta non mi ha quasi neanche fatto sentire la pendenza che stavo affrontando. Questo è stato anche un punto carente dell'ST500, dove la pendenza iniziava ad essere molto cattiva, il motore posteriore iniziava a far fatica ad andare su. In questo caso con l'ST900 non ho avuto alcun problema. Mi sono divertito moltissimo a smanettare con il computerino per vedere bene tutte le sue funzioni e a guardare i watt che stavo producendo mentre pedalavo. Ovviamente anche lei, essendo una bicicletta elettrica, la modalità walk che ci può essere utile quando ci troviamo appiedati nei sentieri in salita e la dobbiamo trasportare a piedi, perché comunque trasportare una bicicletta elettrica c'ha il suo peso e la modalità walk ci può aiutare in questo. È una bicicletta che si guida molto bene e si guida anche volentieri. Con lei riusciamo ad andare in praticamente tutti i tipi di terreno, ma non è una bicicletta molto estrema come quelle da cross country, quindi per andare a fare degli sforzi di quel tipo non ve la consiglio. E detto questo, penso di avervi detto tutto, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.